Siamo qui con Ada Ascari, la figlia di Adler Ascari. La testimonianza che ha lasciato suo padre è un po' particolare perché si tratta di un epistolario con un amore segreto. Come avete scoperto questo epistolario? Allora, l'ho scoperto la sera che è morto mio padre. La sera che è morto mio padre, lui è morto all'improvviso, io abito a Firenze e lui a Modena, sono andata di corsa chiaramente a casa e la sera sono rimasta lì con lui perché non mi andava di lasciarlo da solo e nella notte ho cominciato a guardarmi intorno in casa, ho cominciato a aperti i cassetti, sa come si fa? Non lo so, per scoprire chi era tuo padre in un certo senso. E siccome lui ha lasciato sempre tante molte carte, lui scriveva, faceva giornalista, aveva fatto tante attività. E nella sua libreria ho trovato innanzitutto l'album amicale della guerra, col suo diario di guerra. E poi ho trovato questo faldone di lettere che non sapevo cosa fossero e ho cominciato a leggerle. E lì mi sono resa conto che c'era questa storia segreta, questo che lì per lì non riusciva a capire bene cosa fosse, perché poi chiaramente evolve, le lettere sono tante, quindi ci ho messo tutta la notte per leggerle e quindi a quel punto mi sono resa conto che c'era questa storia che mi ha lì per lì mi ha sconvolto. Però dopo piano piano ho digerito, insomma ci ho messo 20 anni per portarle qua, quindi non è che sia una cosa molto facile, però a questo punto sono contenta di averle portate qui a Pieve e che siano lette da chi le vuole leggere, da chi vuole conoscere questa storia. Ecco, mi immagino che per un figlio scoprire che il padre per tutta la vita ha avuto un segreto non deve essere facile, insomma. Lì per lì no, lì per lì è stato duro perché ti scopri un aspetto diverso di tuo padre, no? Io che ho amato tantissimo mio padre era il mio faro, era il mio maestro, era la persona con cui facevo affidamento in tutto, la persona che mi appoggiava, la persona che mi dava quasi sempre ragione, anche contro mia madre, la persona, e a un certo punto mi sono trovata di fronte a una persona sconosciuta. E niente, ho dovuto accettarla, ci è voluto un po', però insomma ora sono convinta che lui sia stato lo stesso un buon padre, ecco, un buon padre, un buon marito anche, perché a mia madre non ha mai fatto mancare niente. Quando si è ammalata era sempre lì con lei, le stava accanto, la curava, ha realizzato i suoi ultimi desideri, no? Anche quando era ammalata, per cui non posso rimproverargli niente, cioè lui ha avuto qualcosa in più rispetto a quella che era la nostra vita e mi rendo conto che se lui ha avuto bisogno di avere questo sfogo come quasi una confidente, no? A parte che probabilmente lui amava molto questa donna e aveva una corrispondenza molto stretta, sì, poi si sentivano per telefono ultimamente, perché prima le lettere, poi dopo c'è stato il telefono. E quindi lui ne aveva bisogno, e quindi perché dire a mio padre no, non ne hai, cioè lui, è sempre lui, insomma, non mi ha fatto mancare niente, quindi cosa posso rimproverargli? Beh certo, lei che ha letto tutte queste lettere, è stata una storia d'amore facile, felice, come l'ha vissuta? No, non è stata una storia d'amore facile, primo perché... Vabbè, lui ha conosciuto questa donna durante il militare, lui era già fidanzato e quindi nel momento in cui è ritornato dalla prigionia in America si è sposato con mia madre perché era fidanzato ufficialmente, quindi mia madre lo stava aspettando a casa e quindi non poteva mollare la fidanzata che l'aveva aspettato per 4-5 anni, insomma. Quindi si è sposato e credo che si siano persi di vista per qualche anno. Poi si sono ritrovati, ora esattamente non mi ricordo quale sia stata l'occasione,
però questa cosa è rifiorita e quindi loro si sono ritrovati, si incontravano. Quando mio padre faceva qualche viaggio prendeva sempre un giorno in più magari per andarla a trovare, no? E niente, piano piano si sono rincontrati, però mio padre era già sposato, aveva già due figlie, quindi insomma era impegnato e la sua morale, tra virgolette, perché se morale si può parlare, era che lui era sposato e non poteva lasciare mia madre e la famiglia, insomma. E quindi niente, si vedevano di nascosto e niente, così è andata avanti per anni. Poi quando mia mamma si è ammalata ed è morta, lui le ha chiesto di sposarsi. Lei non si è mai sposata, è rimasta sempre signorina. E lui le ha detto: sposiamoci, a questo punto possiamo... E lei gli ha detto di no. Gli ha detto di no, è troppo tardi. Troppo tardi, ormai avevano 60 anni tutte e due probabilmente. Sempre giovane, 60. Sì, sempre giovani, certo, ma mio padre si sentiva giovane. In effetti mio padre si sentiva tanto giovane che senza una donna non ci poteva stare. Per cui si è accompagnato con un'altra donna. Ha vissuto gli ultimi 20 anni con quest'altra donna, non si è sposata, nei giornali c'è scritto si è risposato, no, non si è risposato, quindi non si è risposato, però ha vissuto con quest'altra donna e fino a che lui poi non è morto, però ha continuato a vedersi, a sentirsi, infatti quest'altra, che probabilmente lo sapeva, era molto gelosa. Però questo l'ho saputo dopo, insomma, che lei era gelosa, perché non sapevo di questa storia, insomma. Ultimissima domanda, ma quindi lei ha avuto la curiosità di scoprire chi era questa donna e andarle a parlare con lei? C'è stato questo incontro? Certo che c'è stato, l'ho incontrata e quindi le ho parlato, lei... sapeva benissimo chi ero, nel momento in cui mi ha visto mi ha riconosciuto immediatamente, benché non l'avessi mai incontrata, lei sapeva chi ero e niente, quindi lei mi ha detto distruggi le lettere, mi aveva chiesto di distruggerle, proprio per questo c'è solo l'iniziale della persona, perché la sua privacy va rispettata, e quindi l'ho incontrata, mi ha detto distruggile. E io ho risposto che se mio padre le aveva conservate per 40 anni, con traslochi di case, eccetera, queste erano qualcosa di troppo prezioso per lui, e quindi io non mi sentivo di distruggerle, quindi ho aspettato 20 anni per elaborare tutto, insomma, perché non... Nella storia c'è la mia storia anche, capito? Cioè non è che c'è solo la sua e di quest'altra donna. Lui racconta la storia della nostra famiglia, lui sta raccontando a questa persona, si confida con questa persona, raccontando i fatti miei in un certo senso, perché racconta la mia storia, quando mi sono sposata, cioè quello che facevo, la malattia di mia madre. Io quello che ho vissuto per la malattia di mia madre l'ho trovata nelle lettere, insomma, quindi è così.